Sabato scorso si sono incontrate, come ricorderete, le squadre guidate da François Hardy e da Michele. Dallo spoglio delle cartoline che sono arrivate nei nostri uffici di Torino, abbiamo desunto questi risultati. Per la squadra di Michele, ti senti sola stasera, 66.110 voti. Pensiamoci ogni sera, 57.049 voti. Stanotte, 7.192 voti. Ragazzo triste, 7.186 voti, per un totale di 137.537 voti. E per la squadra di François Hardy, il ragazzo della via Gluck, 105.986 voti. L'amore, 29.194 voti. Amici miei, 19.152 voti. Vai, vai, 5.748 voti, per un totale di 160.080 voti. Ha vinto perciò la squadra guidata da François Hardy. La squadra di François Hardy dovrà ripresentarsi all'incontro del 10 dicembre con la squadra di Bobby Solo. E sarà un incontro veramente molto interessante. Ringraziamo Michele e i suoi amici per aver partecipato al nostro torneo e leggiamo un messaggio urgente per François Hardy. Signorina François Hardy, Parigi. Informiamola che ella dovrà partecipare con suoi colleghi all'incontro di Scala Reale del 10 dicembre. Stop. A norma di regolamento, ella dovrà ritirare una delle quattro canzoni già presentate et sostituirla con canzone inedita appositamente scritta da autori italiani. Stop. Congratulazioni e auguri. Questa sera inizia il secondo girone e la selezione delle squadre comincia a farsi più appassionante. Il 24 settembre si incontrarono le squadre di Modugno e di Little Tony e vinse Little Tony. Il 1 ottobre si incontrarono le squadre di Jim Pitney e di Sergio Endrigo. Vinse Jim Pitney. Questa sera le due squadre di Jim Pitney e di Little Tony si incontreranno a loro volta per assicurarsi l'ingresso al terzo girone. Abbiamo intitolato la nostra trasmissione Scala Reale per una certa analogia con il gioco del poker. Infatti anche qui nel nostro programma i capisquadra, come i giocatori di poker, ad ogni mano devono scartare una delle quattro canzoni che sono già state presentate e sostituirla con una canzone inedita di autori italiani che è stata appositamente scritta per questa occasione. Tra poco conosceremo le decisioni dei capisquadra e vedremo se le nuove canzoni che sono state scritte proprio per Scala Reale porteranno più o meno voti alle squadre di quelle che sono state scartate. Eh sì, perché scartando si rischia sempre. Signori, buon divertimento!